Siete ancora in tempo, siamo ancora in tempo per estrarre i semi dei pomodori. Siamo a fine stagione, se non l'abbiamo fatto prima, seguitemi in questo video perché vi faccio vedere come si fa. È abbastanza semplice e laborioso, occorrono circa 7-10 giorni, però iniziamo subito. Vi faccio vedere come salvare i semi dei pomodori migliori che abbiamo nell'orto. Quelli che ci hanno dato più soddisfazione o quelli che ci piacciono di più, ma ci sono alcuni criteri per decidere di salvare quali semi da quali pomodori e ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, buongiorno a tutti, sono Orso. Perché salvare i semi dei pomodori? Basterebbe comprarli, io ho sempre fatto così negli ultimi anni, all'inizio della stagione, e poi però salvavo quelli che più mi piacevano. Allora vi spiego, noi all'inizio della stagione, quando iniziamo a coltivare i pomodori, io parto a fine gennaio per la semina dei pomodori nel semenzaio protetto, ho un sacco di video sul canale e altri ne farò da questo punto di vista. Quindi tutti i pomodori che io ho raccolto quest'anno sono tutti frutti di piantine che ho seminato io a gennaio scorso. Allora, cosa succede? Si inizia sempre ad acquistare i semi dei pomodori delle varietà che più ci aggradano, che più ci piacciono. In questo caso abbiamo qualcosa di tondo, poi ho preso i datterini, i pendolini, ho preso il cuore di bue e quant'altro. E partiamo naturalmente tutti così. Cosa succede poi? Perché decidiamo di salvare i semi dei pomodori e quali dobbiamo scegliere? La faccio breve. Non tutte le qualità dei pomodori si adattano al nostro terreno e al nostro clima. Quindi quando vediamo che nel nostro orto ci sono due tre piante, due tre varietà che rendono molto più delle altre, quindi sono più vigorose a parità di acqua, ovviamente, di terreno e di quant'altro, di condizioni climatiche. Ecco, quelle sono le piante giuste da cui salvare i pomodori. I pomodori da salvare sarebbero quelli del primo palco, primo e secondo palco, sono quelli che vengono prima, sono i migliori. Ma se non l'abbiamo fatto prima, come non l'ho fatto io, non importa. Questi sono gli ultimi pomodori che ho raccolto, sono quelli che più mi hanno dato soddisfazione e sono i più maturi. Ecco, per raccogliere i pomodori bisogna avere pomodori maturi, molto maturi, siamo quasi al limite del morbido, ecco, diciamo così. Questo perché abbiamo la possibilità di raccogliere molti più semi e di qualità superiore. Allora, come facciamo? Si fa velocemente, guardate. Vedete? I semi dei pomodori sono questi qua piccolini e sono immersi in una gelatina. Questa gelatina non permette al seme di germinare, è un antigerminativo ed è fatto apposta, la natura ha deciso di fare in questo modo perché altrimenti dal pomodoro stesso verrebbero fuori gli altri germogli, non è possibile una cosa del genere. Quindi cosa succede? Il pomodoro ha i suoi semi all'interno, sono protetti da questa gelatina che non li fa germinare. Se il pomodoro cade per terra, col tempo si dissolve tutto quello che è di organico, rimane soltanto il seme, e il seme poi col tempo, se ci sono le condizioni, germinerà. Non so se vi siete mai accorti o avete mai notato che magari si buttano dei pomodori nel compost e dopo un po' ci troviamo le piantine. A me è capitato molto spesso anche nel compost, quello dei lombrichi, dove non ho illuminazione, a volte mi capita di trovare qualche piantina. Fatto questo, con un cucchiaio semplicemente estraiamo i semi. Avevo già fatto un video qualche anno fa su come estrarre i semi dei pomodori, lo rifaccio perché magari posso dare qualche informazione in più nel frattempo e ve l'ho già data all'inizio del video. Ecco, vedete? Ora, tutto quello che avanza da questa operazione non va buttato assolutamente. Questo pomodoro qua, che sarà vuoto poi di semi, vi faccio vedere cosa ne farò perché ho installato un essiccatore, quelli elettrici, e quindi questo posso utilizzarlo sia da essiccare sia per farne delle bruschette, per metterlo nel sugo una volta tolto il picciolo qui davanti. Ecco qui, questo lo possiamo togliere e via. Più sono maturi i pomodori e più abbiamo possibilità di trovare semi dentro, molti semi. Se i pomodori sono piccoli, si possono anche spremere semplicemente con le mani e viene fuori tutto ciò che è all'interno, compresi ovviamente i semi. Possiamo anche dividerli in quattro perché poi da ogni parte troveremo dei semi nuovi. Una volta che avremo fatto essiccare i semi, adesso li puliamo, li essicchiamo e dopo vi farò vedere come conservarli. È molto semplice, però se si conservano bene, durano veramente per parecchio tempo, eh? Parliamo di un paio di anni buoni. Vedete come si nascondono i semi nei meandri, nelle cavità dei pomodori, quindi conviene aprirli in quattro se sono molto grandi. Tenete conto che veramente da 3-4 pomodori, se l'operazione viene fatta bene, riusciamo a salvare i semi per 2-3 anni, ma coltivandoli in modo massiccio, eh? Cioè da ogni seme c'è una piantina nuova. In linea teorica qui abbiamo già qualche centinaia di piantine, eh?
Quindi riuscire ad ottenere piante che si sono ben ambientate nel nostro terreno e che anno dopo anno riescono a portare avanti le qualità migliori che noi abbiamo visto nel nostro terreno è una grande cosa, una grande risorsa. Significa buttare via meno prodotto, significa avere più successo con i pomodori e avere una certezza in più di avere prodotti migliori, insomma, nel giro di qualche anno. Va da sé che i pomodori che non hanno avuto una buona resa, che non ci hanno dato soddisfazione, non li salviamo, vuol dire che nel nostro terreno hanno vivacchiato, non hanno germinato bene, non hanno prosperato, ecco, diciamo così. Ora, se parliamo del discorso economico, ha poco senso. Una bustina di semi di qualità costa veramente pochi euro, un euro e mezzo, e ci facciamo la stagione. Ma non è quello il senso di questa operazione. Questa operazione serve per salvare i pomodori che meglio si sono adattati nel nostro terreno. Vediamo l'operazione seguente di pulizia e di lavaggio e poi li mettiamo ad essiccare. La seconda parte dell'estrazione dei semi è molto semplice. Ci si arma di un colino e sotto il getto dell'acqua semplicemente si lavano . Bisogna cercare di togliere con questa operazione quanta più mucillagine possibile, quella sostanza antigerminativa che vi dicevo prima. Piano piano, piano piano, si toglie con la frizione del dito, potete farlo anche con un cucchiaio. I pezzi più grossi di pomodoro li togliamo direttamente. Ecco, vedete, i semi cominciano a prendere forma, cominciano a vedersi puliti. Se ce n'è qualcuno nero, bisogna scartarlo perché non va bene. È uno di quelli che poi non germinerà. Per quanto puliamo, un po' di mucillagine di pomodoro rimarrà sempre attaccata ai semi e questo non va bene, ovviamente. Ora, tolto il più grosso, passiamo alla terza fase. Si mettono in un contenitore pulito. Io preferisco un piattino perché se lo mettete sullo Scottex o su un pezzo di carta si attaccano e poi è un problema staccarli. Ecco qui. Da questa parte in poi comincia la terza fase. Dobbiamo fare in modo che questa mucillagine sparisca. Si mettono in un bicchiere, in un contenitore, aggiungiamo un dito d'acqua. Ecco. Adesso dobbiamo fare in modo che cominci la fermentazione. Si tiene il bicchiere in un posto in casa, non c'è bisogno di esporlo alla luce del sole, sta al buio, magari lo copriamo. Vedrete che nel giro di 4-5 giorni si formeranno delle alghe, l'acqua diventerà più torbida ed è segno che comincia la fermentazione, ovvero le mucillagini attaccate ai semi piano piano si staccano naturalmente e vengono a galla. Finita quella fase lì, semplicemente li sciacqueremo di nuovo e li metteremo ad asciugare su un canovaccio al sole. Allora, guardate, intanto vi faccio vedere una cosa. Se ci sono semi, come vi dicevo, scuri, vedete che qui ce ne abbiamo uno, eccolo qua, galleggia, questo sicuramente è da togliere, lo possiamo fare anche dopo. Col tempo vedremo che qualche altro seme galleggerà, a quel punto quelli che galleggiano li togliamo perché non sono semi buoni, sono semi che non possono germinare. Ci rivediamo fra 4-5 giorni e vediamo la situazione. Sono passati 4-5 giorni, allora guardate, è venuta fuori una sorta di muffa ed è assolutamente normale. L'acqua si è colorata di un colore arancione, significa che la fermentazione è avvenuta correttamente e guardiamo un attimino, se ci sono semi che galleggiano, quelli li dobbiamo togliere perché vuol dire che ormai non sono più buoni, ma in questo caso, a parte uno, è andata abbastanza bene. Ora, l'operazione da fare, ma non ve la faccio vedere perché è uguale a quella di prima, li mettiamo di nuovo sotto l'acqua, gli diamo una bella sciacquata dentro un colino, dopodiché li adagiamo o direttamente sullo Scottex per farli poi asciugare. A quel punto, non avendo più la parte appiccicosa attaccata, sono più facili poi da rimuovere, da staccare, o si mettono in un piattino e comunque l'operazione successiva è quella di farla asciugare al sole o in un essiccatore. Li scolo un attimo e vi faccio vedere come sono. Guardate come sono diventati puliti, non c'è più traccia della mucillagine che era attaccata ai semi, sono semi molto molto belli. Ora, quelli neri, poi una volta asciugati, sarà più facile rimuoverli, li togliamo direttamente. Questi adesso li mettiamo al sole per qualche ora, bastano 3-4 ore, in modo tale che si asciugano, dopodiché si prendono e si mettono in uno Scottex pulito e si conservano. Vi faccio vedere anche quell'operazione lì. Eccoci qua, questa è l'operazione finale. Dal momento che sono 2 giorni che piove e dovevo farli
essiccare. Li ho messi nell'essiccatore, il Babel, che avete già visto la recensione, spero. E quindi in un paio di ore li ho fatti essiccare, qui nel piattino, così. Allora, guardate, io li ho già separati, vedete? Ci sono quelli neri, quelli scuri, che sono da togliere. Adesso piano piano li toglieremo. Comunque l'operazione da fare, poi una volta tolti i semini neri, è quella di metterli dentro un scottex o un fazzoletto di carta asciutto, ovviamente. Guardate, da tre pomodori cosa abbiamo fatto. Qui abbiamo una piantagione, non sto a contarli, ma sono veramente tanti. Fatto questo, semplicemente si chiude. E voilà. Noi abbiamo i semi pronti per 1-2 anni. Si scrive sopra con un'etichetta che tipo di qualità è e si mettono semplicemente in casa da qualche parte. Ecco qua. Voi immaginate, con i pomodori migliori che abbiamo nell'orto, con veramente pochissime ore di lavoro, quanti semi possiamo estrarre, di quante qualità, tutte quelle che crescono meglio nel nostro orto, come vi accennavo, tutte quelle che hanno maggiori possibilità di ambientarsi nel nostro ecosistema, e quindi noi gratuitamente, veramente con forse un'oretta di lavoro in totale, abbiamo fatto la scorta per 1-2 anni. E questo è molto importante. I semi si possono anche scambiare, ci sono dei forum apposta dove ci si può incontrare per scambiarseli, ovviamente si spediscono a costo zero, si hanno dei semi di ritorno di altre qualità e così riusciamo ad avere qualità nuove, magari anche quelle vecchie che non si usano più, però possiamo tramandarcele di orto in orto, di anno in anno, ed è una bella iniziativa. Pensateci, anche su Facebook ci sono dei gruppi apposta, basta cercarli, sono tutti gratuiti. Grazie per essere stati con me anche oggi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete, salviamo i semi perché è importante, partiamo dai semi biologici, poi ce li salviamo, risparmiamo due soldi e facciamo qualcosa di buono. Buona giornata!